Radio.0 presenta Napoli Magazine. Ma cominciamo alla grande oggi con il collega di Sport Italia e Canale 8, Silver Mele. Ciao Silver, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e agli amici che ci ascoltano. Non si poteva chiedere di più agli azzurri, ma forse probabilmente Silver era importante il risultato e chiudere la pratica subito e concentrarsi poi per la gara di lunedì. Sì, assolutamente. Il Napoli ci è riuscito in maniera fin troppo agevole, ma anche prevedibile, perché poi mi è parso che il Parma avesse lo stesso passo appesantito di Antonio Cassano, quindi abbastanza rinunciatario, remissivo, perché lì in questi momenti hanno altri problemi che un po' ricordano quelli che interessavano Napoli e il Napoli una decina d'anni fa, no? Sì. Per la serie la ruota gira, quindi è capitato al Napoli e oggi, a distanza di 10 anni, problemi che interessano il Parma, che non ci riguardano neanche tanto. La cosa più importante è che la squadra abbia risposto perfettamente, abbia vinto con merito e mettendo in mostra anche le cosiddette alternative. Io credo che qualche segnale importante sia venuto fuori anche nell'allestimento della formazione da parte di Benitez, e ti dico la verità, non mi è dispiaciuto vedere Higuaín ancora una volta mordere un po' il freno in panchina. E non mi è dispiaciuto che Benitez abbia tirato un po' le orecchie a Caglion. Io ho una convinzione: la Juventus è fortissima, è veramente fortissima. La Juventus si può battere se il Napoli scenderà in campo con il piglio di un derby, quindi con le motivazioni alle stelle e opponendo allo strapotere, alla forza della Juve, la compattezza del gruppo. In questo modo il Napoli la può spuntare. È l'unico sistema, diciamo, l'unico modo per scardinare il muro bianconero. Sono forti, è inutile che ci giriamo attorno, hanno tutto. Ieri li ho visti anche nella partita di Cagliari, dove Mazzoleni, come dicevi ottimamente tu, ha concluso il suo mandato. Però sono forti, quindi il Napoli, se vuole nutrire la speranza di portare a casa la Supercoppa, dovrà avere gli occhi della tigre, dovrà essere il Napoli che ha battuto la Roma, il Napoli che riuscì lo scorso anno a battere la Juventus proprio a San Paolo. Ci vogliono le motivazioni, ci vuole lo spirito guerriero e soprattutto l'interesse della giocata individuale deve lasciare il posto allo spirito del collettivo. Credo che questo sia anche un po' il messaggio che ha voluto lanciare Rafa Benitez parlando con Caglion, ma parlando con la squadra in generale. Senti Silver, a proposito della Juve, quale formazione secondo te, ecco, giochiamocelo un po', manderà in campo Allegri? Ma non lo so, io faccio innanzitutto fatica quando devo parlare della Juve, tu lo sai benissimo, perché sono proprio colori, non a caso ho rispolverato il derby. e poi alla fine, vedi, loro hanno tutto, quello che ieri pensavo quando Vidal ha messo dentro quel pallone. Sono forti già i singoli, hanno l'organizzazione di squadra, di gruppo, e hanno la convinzione che è tipica di chi crede e sente davvero di essere il più forte, ed è questa la cosa preoccupante. Però attenzione, perché anche loro sanno che il Napoli ha i numeri per giocarsela, per vincere con chiunque in una partita secca. Quindi io credo che al di là, dietro le parole di Allegri, non ci sia semplice tattica o la piaggeria di accogliere, di fare complimenti all'avversario di turno. No, io penso che veramente lui creda che il Napoli sia una minaccia concreta, però il Napoli deve fare il Napoli, quindi con lo spirito, con il sangue agli occhi, con i denti, col coltello tra i denti, quindi ci vuole questo Napoli. Questo Napoli dunque che se la gioca, ma l'abbiamo visto, contro le squadre forti il Napoli se la gioca sempre, tanto più nelle partite secche. E allora che formazione, ecco, sul Napoli invece la formazione te la posso chiedere? Sul Napoli sì, volentieri. Vabbè, chiara, penso che sia abbastanza chiara. Raffaele in porta, Maggio, Goulam esterni con Albiol, Koulibaly centrali. In mezzo al campo penso che si rivedrà Inler, e quindi bisognerà vedere ecco chi gli sarà affiancato. Ad esempio ieri ho visto un Gargano di grande personalità, David Lopez è un giocatore di affidamento, Jorginho lo vedo un po' dietro nella graduatoria dei centrocampisti, e poi davanti il miglior Napoli: Caglion, Hamsik, Mertens,
Higuaín davanti, e vorrei, ecco, io non ci giro tanto attorno, sono un estimatore del primo, uno dei primi tifosi di Marek Hamsik, però anche ieri Hamsik io l'ho visto in difficoltà, l'ho visto un po' impacciato, secondo me non gode della grandissima considerazione dei compagni di reparto. Ad esempio io ricordavo un Hamsik rigorista inamovibile, anche ieri ha consegnato il pallone a Mertens quasi come se le gerarchie fossero state letteralmente stravolte, tipo per Hamsik, che spero di vederlo un po' più al centro anche della considerazione dei compagni. E poi ragazzi, il leader è Higuaín, cioè Benitez in tutti i modi lo ha invitato alla responsabilità, gli ha lustrato i galloni, e io spero che finalmente lui riesca a concretizzare la grande rabbia che non fa niente per nascondere. È il momento giusto, è il momento giusto, è lui che deve scaricarsi il Napoli sulle spalle. Quindi le parole di Benitez sono praticamente un'investitura da una parte, ma anche un carico di responsabilità dall'altra. Eh sì, anche una tiratina d'orecchia. Non secondo guasta, me. Non guasta ogni tanto. Non guasta, perché poi ad un certo punto sei il più forte, sei sicuramente il più forte, e devi caricarti la squadra sulle spalle. Lui non ha paura, da questo punto di vista è un giocatore di personalità. È il momento però per dimostrare, questa è la grande occasione. Ad esempio ieri sentivo Michele, sono rimasto veramente allibito, alcuni che nei commenti dicevano: vabbè, ma non crede il Napoli di salvare la stagione con una coppa che è poco più di un amichevole? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Allora, la Supercoppa per me è l'atto conclusivo di un percorso, certo, non c'è, certo, ma poi di fronte c'è la Juventus, che è la squadra più forte d'Italia e per antonomasia l'avversario storico del Napoli. Io non so come si facciano a dire queste cose, la penso in maniera del tutto diversa, perché per me è una grandissima partita, è una grandissima occasione per il Napoli anche per recuperare la propria autostima. Vogliamo spendere una parola sulle due curve? Ieri ancora una volta striscioni straordinari. Straordinarie le due curve, straordinarie le due curve, quello è lo zoccolo duro del San Paolo. Gli occasionali hanno fatto la loro scelta, secondo me stanno a casa, preferiscono lo stadio virtuale. Le curve hanno un cuore grande così, ed è quello il punto di forza per cui deve aggrapparsi con grande rispetto il Napoli. Quindi anche questa di Doha è l'occasione veramente per rispolverare l'onore. Bisogna raccogliere tutte le forze, pensare a tutte le cose che davvero ti possono moltiplicare le motivazioni e andare lì e giocare per vincere. E quindi 10 lode come sempre ai ragazzi delle curve. E che meriterebbero però un po' più di rispetto da parte di una Lega che invece ti porta in giro per il mondo senza calcolare che ci sono tifosi che casomai aspettano una partita per una. Ma io la penso come te, assolutamente. Vedi Pechino, ma che senso ha Pechino? Doha, peggio ancora, veramente c'è la selezione del tifoso per l'ennesima volta, quindi non va bene, assolutamente bocciato per me, bocciata la destinazione, bocciata la scelta. Silver, io ti ringrazio, ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon Natale e felice anno nuovo, perché ci fermiamo qui, salvo insomma, facciamo anche un po' una, come dire, una chiusura anticipata scaramantica, perché speriamo poi martedì di ritornare in onda in modo speciale, però ti faccio subito gli auguri di buon Natale e buon anno, vi lasciamo liberi e tranquilli di vivere queste feste con i vostri affetti, con i vostri cari, e poi ci risentiremo ovviamente a ripartire dalle ostilità quando si ritornerà in campo all'Epifania. È un augurio che io ricambio con grandissimo affetto a te, a Enzo e Antonio Petrozzuolo, a tutti gli amici che ci ascoltano, un sentimento profondo di stima e di amicizia. Forza Napoli, ovviamente. Sempre, sempre, Silver, un abbraccio forte, tanti auguri. Ciao Michele, grazie, auguri. Merry Christmas and Happy New Year. Radio.0 Napoli Magazine. Ed eccoci pronti a ripartire, lo facciamo con Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buon pomeriggio. Grande Michele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Edris è tornato al gol, anche se su calcio di rigore, ma si è visto già un giocatore migliore rispetto alle ultime uscite, anche se dobbiamo riconoscere Diego che il Parma ha abbastanza agevolato il cammino del Napoli.
Sicuramente per quanto riguarda Mertens, Mertens e Dries è un giocatore importante da riprendere sicuramente. Sta crescendo di condizione, ha avuto comunque una cosa, diciamo, molto, molto dura da, perché ha avuto un brutto infortunio. Ma soprattutto dal punto di vista mentale credo che sia difficile da superare quell'infortunio. E io ti dico la verità, io dico sempre che i rigori bisogna segnarli. Bisogna tirarli e segnarli, quindi è un gol a tutti gli effetti. Per quanto riguarda il Parma, sapevamo che incontravamo una squadra con delle difficoltà, perché è normale che in questo momento il Parma rispecchia la classifica che ha. Noi siamo stati più forti, abbiamo chiuso subito la partita ed è stato importante perché abbiamo potuto preservare qualche energia per la finale di lunedì. Finale di lunedì che e quindi parte con i migliori presupposti. Napoli che riesce a chiudere la pratica con il minimo sforzo, quindi testa sicuramente già rivolta a Doha. Hai visto per caso la partita della Juventus contro il Cagliari? Se l'hai vista, che impressione ti ha fatto la squadra bianconera? Se ancora ci fosse bisogno di scoprire la Juventus, io credo che sia una delle cose che mi fa più difficili da dire per me. La Juve è una grande squadra, la Juve è una squadra forte in tutti i reparti, completa, e che quest'anno credo che pur abbassando un poco l'intensità, diciamo, del suo pressing e del suo gioco, abbia guadagnato un possesso palla che secondo me è fondamentale per costruire una grande squadra. E secondo me è migliorata rispetto all'anno scorso, chiaramente abbassando un po' i ritmi si presta anche un po' di più al contropiede e all'aggressività degli avversari, però è dura, lunedì è veramente dura e Napoli secondo me ha bisogno di una partita, non dico della partita perfetta perché il Napoli anche ha dei grandi giocatori, ma ha bisogno di una grande partita per battere la Juve. E come si gioca una grande partita contro la Juve? Io credo attaccandoli, pressandoli alti, cercando di non far ragionare il fulcro del gioco che è Pirlo, e cercando di limitare al massimo il loro possesso palla, perché nelle partite in cui hanno fatto un po' più di fatica sono state le partite che il possesso palla, diciamo, è venuto un po' meno. Quindi sicuramente battere su questo che è una cosa molto importante. Quindi bisogna, come dire, far mancare l'ossigeno a quello che è il cervello a tutti gli effetti della squadra. Io credo che non si possa preparare la partita, una partita così importante contro una squadra così importante, senza tenere conto che dall'altro lato c'è il centrocampista più forte del mondo. Quindi credo che massima attenzione soprattutto per Pirlo. Senti, ma la domanda è d'obbligo, è una logica conseguenza a quello che dici. Ma secondo te Benitez si preoccuperà della Juventus? Guarda, io credo che quando giochi contro un avversario devi tener conto dell'avversario più di essere preoccupato, devi sapere a che cosa va incontro. E in questo momento il Napoli va incontro a una partita difficile, perché la Juve è una squadra forte, però sono sicuro che Benitez comunque preparerà bene la gara anche sotto questo punto di vista. E poi è normale che la Juve è forte e che è una squadra importante, questo non vuol dire che noi non dobbiamo giocare. Noi dobbiamo giocarci la nostra partita, attaccarli, fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso a Napoli contro di loro. Certo. Io credo che è una partita dura, sia per il Napoli che per la Juve, perché io non credo che la Juve sia tanto convinta di vincere questo titolo, perché il Napoli su partita secca ha dimostrato varie volte di poter essere superiore sia alla Juve che alla Roma, quindi non credo che neanche loro siano tranquillissimi. Però è una partita dura, te lo ripeto, l'avrò detto 10 volte, è dura, è molto dura. Quindi Allegri ha ragione quando, cioè, non fa il diplomatico quando dice che il Napoli è una minaccia reale. No, io Allegri ha ragione. Il Napoli su partita secca ha dimostrato quest'anno come gli anni scorsi di,
di poter battere chiunque, no? Penso al Borussia Dortmund, penso all'Arsenal, penso alla Roma, penso alla Juve. No, assolutamente, non è pretattica. Io credo che Allegri veramente sia un attimo spaventato dal Napoli. Allora, prima con Silver Meyer abbiamo provato a fare un po' la formazione, il gioco che faremo chiaramente oggi. Ti dico subito, Silver ha mandato in campo la solita formazione e sappiamo, per 9 undicesimi la formazione del Napoli, quando ci sono le partite importanti, è sempre la stessa. Quello che può cambiare è il tandem di centrocampo. E stavolta Silver ha parlato di Iller David Lopez, anche se detto ieri ho visto un Gargano molto motivato, molto in palla, e quindi il dubbio a centrocampo lo lasciamo. Tu che 11 schiereresti? Io personalmente Rafael, Maggio, Albiol, Koulibaly e Goulam, Iller e David Lopez anch'io, Amsic, Mertens, Callejon e Higuain, con l'unico dubbio di tra Amsic e De Guzman, quello è il dubbio che secondo me anche Benitez si porta fino alla fine. Non è che gli viene il dubbio di cambiare proprio nella partita più importante di questo scorcio di stagione e far giocare insieme Higuain e Zapata, che ieri ha messo a segno il quarto gol nelle ultime 5 partite? Io ci sto provando in tutti i modi, cioè qui in radio da Napoli Magazine ci stiamo provando in tutti i modi. Ma io credo che questa non sia la partita giusta per fare degli esperimenti. Se non l'ha fatto prima, penso che non lo farà neanche lunedì. Ovviamente era una battuta, però Diego, chiaro, dobbiamo aspettarci prima o poi in questa stagione, soprattutto se Zapata dovesse continuare a giocare così, una prova, è inutile, perché a me dà fastidio sentirmi dire da Benitez sì, ma noi l'abbiamo già provato, lo facciamo 15 minuti, 20 minuti, 10 minuti. No, io voglio vedere per una volta la formazione titolare del Napoli con Higuain e Zapata. Io credo che prima della fine dell'anno questa è una formazione che si potrebbe vedere con Higuain un poco più arretrato, ma onestamente non credo a un cambio di modulo, perché Benitez crede ciecamente in quello che sta portando avanti qui a Napoli. Senti, Carlo ci scrive su Facebook e ci dice secondo voi dalle dichiarazioni di ieri post partita si capisce definitivamente che Benitez andrà via da Napoli a fine stagione? Io non credo che Benitez vada via, ti dico la verità. Io credo che Benitez resti, perché è un progetto importante e credo che qualche incomprensione che è nata all'inizio dell'anno si sia ripianata quindi spero che il Napoli possa continuare con un allenatore vincente come Benitez, perché onestamente tutte queste critiche che stanno piovendo addosso a Benitez io credo che non siano giuste, perché si sta parlando di un allenatore di un livello mondiale. E quindi sei ottimista? Io sono ottimista perché spero che lui rimanga. Ma è sicuramente un'ipotesi, anche se sembra purtroppo difficile immaginarlo, ma noi effettivamente speriamo che forse, ecco, dopo Milano ci sia stato questo chiarimento con De Laurentiis. Speriamo tutti. Diego, per chiudere, un desiderio di mercato: Gabbiadini e Strinic sembrano due giocatori molto vicini al Napoli, il primo soprattutto. Se dovessi proprio chiedere un giocatore a Babbo Natale, è chiaro, senza fare i nomi importanti, perché cioè, vabbè, quelli che li facciamo. Io insisto con Vertonghen. Vertonghen. Io insisto Vertonghen, perché credo che sia un giocatore di livello mondiale, un giocatore che serve al Napoli. E che possa appunto risollevare le sorti della difesa. Speriamo. Diego, io ti lascio il microfono per gli auguri, perché questa è l'ultima puntata dell'anno, anche se è un po' scaramantica, perché noi speriamo di fare uno speciale martedì, chiaramente, però questa è l'ultima puntata dell'anno, poi riprenderemo con il ritorno in campo della Serie A. Ti lascio il microfono per gli auguri. Io faccio tanti auguri a tutti, tanti auguri ai tifosi del Napoli, tanti auguri alle persone che passeranno questo Natale, spero in maniera felice. E spero che finalmente sia che possa essere un Natale
pieno di gioia e di soddisfazione, un inizio di anno nuovo altrettanto pieno di gioia e di soddisfazione per tutti. Diego, un abbraccio forte, buon Natale e felice anno nuovo a te e alla tua bella famiglia. Vivila con i tuoi affetti più cari e poi a parlare di calcio c'è tempo, ci risentiremo agli inizi di gennaio. Grazie, ricambio con affetto e sempre forza Napoli. Si ricomincia alla grande, si riparte con il collega di Canale 8 Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Massimo risultato con il minimo sforzo, era quello che ci voleva Paolo per dedicarsi anima e corpo a Doha, e il Napoli contro un Parma effettivamente poca cosa ci è riuscito. Sì, il Napoli di ieri diciamo non è giudicabile se non per il fatto di averci messo l'attenzione giusta per tutti i 90 minuti, e questo è un dato positivo dal punto di vista tecnico, tattico. La partita non è che può commentarsi molto, perché il Parma effettivamente è una squadra, è una società allo sbando, e il calcio è così: quando la società non c'è, la squadra, anche una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, capovolge completamente la sua stagione, ed è una squadra in questo momento difficile da presentare. Il Napoli però è stato, ripeto, attento, lucido, ha vinto la gara come si doveva vincere, senza manco sprecare tante energie, anche se comunque le energie poi in questi casi contano poco, perché lunedì sicuramente usciranno fuori tutte quelle che si hanno. Da questo punto di vista non ci sono dubbi. Paolo, e concentriamoci un po' su lunedì. Secondo te, prima di tutto, quale indicazione è arrivata dalla partita di ieri? E giustamente ricordando quello che hai detto, è una partita che non è che si può giudicare tanto, però cosa c'è di positivo da mettere in valigia e portarla a Doha? Ma niente, che questa volta dobbiamo dire che giocatori come Enrique, come Gargano, che non sono dei titolari, hanno dato un bel contributo, che Zapata, che non è titolare ma secondo me oramai è quasi dodicesimo uomo, perché è quello che più fa la differenza quando gioca, un gol ogni 77 minuti, sono giocatori sui quali Napoli può contare in questo momento, ed è importante avere una rosa già un poco più ampia, e poi dovrà essere ulteriormente ampliata ovviamente dagli innesti di mercato, visti gli infortuni che ci sono stati. Questa è la nota positiva, credo, fondamentalmente. E quindi un Benitez che sa di poter contare veramente su tutti lunedì pomeriggio. Sì, deve fare delle scelte. Io oggi su 100% Napoli scrivevo di tre dubbi, perché ritengo che la difesa è fatta, credo che a centrocampo Lopez è il favorito dei quattro, ma poi per il resto dobbiamo vedere, per l'altro posto, se non addirittura per tutti e due, e poi io metto anche un altro ballottaggio oltre i due posti di centrocampo, terzo ballottaggio che secondo me riguarda Hamsik e De Guzman. Perché dico questo? Perché quello che gioca 90 minuti, come successe in occasione di Napoli-Slovan, quello che giocò 90 minuti fu Hamsik, e poi Mertens e Callejon invece uscirono, perché poi partirono titolari a Milano. Anche stavolta Hamsik ne ha fatti 90, e quelli preservati nei minuti finali sono stati prima Mertens e poi Callejon, che credo giocheranno senza dubbio. E quindi non lo so, De Guzman l'ho visto entrare bene, brillante, non l'ho visto nemmeno male a Milano in una giornata negativa per tutta la squadra, quindi secondo me gli allenamenti che il Napoli svolgerà a Doha faranno sciogliere la riserva fra Hamsik e De Guzman, che oramai sono alla pari secondo me nelle idee di Benitez. Quindi chi affiancare Davide Lopez e chi completa il tridente dietro Higuain? Più o meno sì, poi forse anche Davide Lopez stesso potrebbe essere in discussione, perciò dicevo tre, però ripeto, Davide Lopez penso che dei quattro centrocampisti sia il favorito. Paolo, invece diamo uno sguardo in casa altrui. Dopo la partita, non so se hai visto la partita con il Cagliari, che giudizio ovviamente dai della Juve in questo momento, e quale sarà secondo te la squadra che potrà schierare Allegri? Ma guarda, sinceramente io mi vorrei rifare più a quella che ho visto in gran parte. Sì. Quindi quella con il Cagliari non l'ho vista, ma per quello che ho potuto capire l'ho vista un po', per quello che ho potuto capire è stata una partita molto simile a quella che abbiamo giocato noi con il Parma, cioè una non partita, dove la differenza era talmente netta che hanno preso i tre punti e dopo un quarto d'ora la partita poi... quando vai due gol avanti a volte, come noi sappiamo purtroppo, poi di essere rimontato, però quando l'avversario non dà nessun segnale, come ha fatto il Parma e mi dicono anche il Cagliari,
ti rilassi e te la giochi tranquilla. Quindi la partita di ieri è non molto indicativa per la Juventus, indicativa, e spero che sia indicativa positivo per quella che la Juventus invece ha giocato qualche giorno prima con la Samp, dove contro una squadra solida e forte la Juventus ha avuto le sue brave difficoltà. Il Napoli terrà tutti i difetti che abbiamo raccontato, solido e forte, e qualità ce ne ha, e quindi speriamo riesca a mettere in difficoltà una Juve che in questo momento non penso sia in grado. Vedi anche quello che ha fatto in Champions, anche quello che ha fatto nel derby col Torino, non mi pare in grado di prendere la partita e controllarla dal primo al novantesimo. Certo, hanno le loro grandi risorse, le abbiamo anche noi. Secondo me si potrà giocare molto sugli episodi, un pizzico di fortuna, e da questo punto di vista direi che, visto che in questi primi mesi di questa stagione ci ha quasi sempre voltato le spalle, speriamo che proprio in Qatar si ricordi di noi la Dea Bendata. Senti, Paolo, a proposito invece di Zapata, credi che a questo punto il giocatore, oddio, sta avendo sicuramente più attenzione rispetto all'anno scorso, più che altro se la sta conquistando a Sonny Colla, ma credi che debba avere finalmente una chance di giocarsela insieme ad Higuain una partita, chiaramente non quella di lunedì, esatto. Credo che per ragioni tattiche, non quella di lunedì, non un certo tipo di partite, ma un altro tipo di partite. Mi viene da pensare a quelle quattro maledette in casa dove abbiamo lasciato dei punti, e che probabilmente con la forza d'urto di Zapata, una giocata, però ha giocato titolare col Palermo, tra l'altro segnando subito, però mi viene da pensare che forse partendo insieme con Zapata e Higuain quelle partite le puoi chiudere in maniera ancora più netta e decisa, e forse qualche punto in più ce lo ritroveremo. E chissà se questo pensiero non l'ha fatto anche Benitez, e chissà se in partite con squadre nettamente inferiori, e ce ne sono almeno una quindicina, 13, 14 ce ne sono nettamente inferiori, e il Napoli non possa decidere di giocare così. Ti ho fatto questa domanda per farti invece l'ultima, proprio su Juventus-Napoli. Credi che Benitez preparerà la partita a prescindere dai bianconeri, o avrà un occhio di riguardo? Anche se è un po' un controsenso, perché io credo che poi alla fine l'allenatore dica di non pensare all'avversario, ma alla fine prepara la partita. Paolo, mi senti? Pronto? Pronto Paolo? Eccoli qua. Benissimo. Sì. La domanda che ti facevo, che poi è anche una non domanda, perché si basa più che altro sulle dichiarazioni degli allenatori come Benitez, dicono sempre: no, io preparo la partita a modo mio, a prescindere da chi è l'avversario. Credi che stavolta invece Benitez confermerà la sua frase famosa: il calcio è una bugia, e quindi darà un occhio di riguardo alla Juve? Anche se io dico, quando prepari una partita, in un modo o nell'altro l'occhio di riguardo alla squadra avversaria lo dai. Esatto, io penso che non ci sarà nessuna cosa in particolare, ma penso che automaticamente Benitez si possa sentire tranquillo che l'attenzione per le varie situazioni che si possono sviluppare sul campo l'avrà massima dei giocatori, per il semplice fatto che l'avversario è la Juve. Aggiungiamo a questo che è una finale, che ci sarà una grande attenzione attorno a questo match, e quindi questa volta tutto possono fare i giocatori del Napoli tranne avere il calo di concentrazione. E speriamo bene. Paolo, io ti lascio il microfono per gli auguri, questa è l'ultima dell'anno, anche se speriamo in uno speciale martedì prossimo, poi ritorneremo con le squadre, con la ripresa del campionato, vi lasciamo godere le feste con i vostri affetti, con le persone più care, sperando chiaramente che siano feste veramente belle anche dal punto di vista calcistico. Michele, non ti sento bene. Faccio gli auguri. Bene, sì, un saluto, buon Natale, buon anno a tutti, ci risentiamo ovviamente presto con voi, e speriamo sempre bene per il Napoli. Bene, ciao Paolo, tanti auguri ancora. Grazie, ciao Michele. Grazie a Paolo Del Genio, collega di Canale 8, e buon pomeriggio al signor. Non me lo fai salutare nemmeno. Sei un pessimo conduttore. Allora, a parte il fatto devo entrare per forza, perché
Ci sono diversi radioascoltatori, oui, tra i quali il mio prediletto Paquito Paci, vabbè, sì, che dice che si sente un po' mosciarello. Sì, vabbè, sui bagordi. Quindi ha ragione, cioè ha detto, vabbè, intervengo in anticipo, volevo fare gli auguri a Paolo Del Genio, sono i bagordi lo chiamerò in privato. No, poi mi piace questo fatto, Paquito Paci ti piace, Pasquale Casuano non ti piace, perché quando mi fai complimenti poi non ti piace, non mi piace questa, no, ma ormai questo piacere alternante ti ha abbandonato, anche ragione, perché effettivamente è un po' caduto anche nei toni, ti sentono addormentato i radioascoltatori, quindi mi dispiace e chiedo scusa a nome dell'emittente, però purtroppo gli anni passano anche per Michele Sibilla. Detto ciò, siamo tutti molto felici perché il Napoli ha vinto. Io non capisco questi toni, ovviamente non nella nostra trasmissione, però in generale sembra quasi che si debba sminuire una vittoria perché è arrivata contro l'ultima in classifica, allora non siamo mai contenti. No, assolutamente. Cioè, fammi capire, è vero che il Parma è una squadra allo sbando, senza società, che comunque ha delle evidenti difficoltà, che sicuramente non se l'è giocata come avrebbe dovuto, magari con un altro clima sarebbe stata una partita diversa, però è sempre una partita del Napoli, ha vinto 2-0, quindi perché non dire che il Napoli ha trovato la via del gol e guarda, quindi ha reagito dopo la figuraccia di Milano? Chiediamolo direttamente al prossimo ospite. Sì, Michele, però te lo devi annunciare perché... Io ti do l'assist per farlo annunciare, poi sì, Michele, tu lo devi annunciare. Tu già non fai niente in questa trasmissione, quindi veramente la devi finire. Diego, mi presti la sciabola? Diego, mi presti la sciabola, per piacere? però più che la sciabola mi servirebbe una katana, Diego, una rottura, katana di Atori Anzo. Diego, è rottura, non ce la faccio più, anno nuovo conduttore, sei d'accordo? Non mi far dire certe cose, se vuoi vengo io, ogni tanto vengo io, dai, in radio. Diego Chiuzzi, grande! L'abbiamo detto da un quarto d'ora, grande Diego Chiuzzi. Però Diego, a me la vittoria c'è stata, no? Quindi siamo soddisfatti, anche Vertez ha trovato gol su calcio di rigore, e questo Duvan Zapata in effetti il suo lo fa, cioè ha una media gol straordinaria, ogni 71 minuti una rete, quindi poi se non sbaglio, questo è il dato che è emerso ieri sera, ve lo confermo subito, però ecco, è sicuramente un dato positivo. Ma guarda, che dire, ieri alla fine hai detto, sentivo un po' quello che dicevi tu, non bisogna sottovalutare questa partita perché l'abbiamo giocata bene, l'abbiamo tenuta in mano tutti i 90 minuti, poi sono venuti fuori due gol importanti, quello di Zapata che ci sta dimostrando un giocatore valido, un giocatore che si fa trovare sempre pronto, che dà tutto quando è in campo, e soprattutto anche il gol di Mertens che fino ad ora non aveva mai segnato in campionato, quindi due note positive, la reazione di Hamsik, una buona partita di Hamsik, quindi c'è assolutamente da essere felici in vista di una partita importante come quella che di Supercoppa, quindi speriamo bene che sia servita per dare morale a tutti quanti. Speriamo sì, il Napoli nel frattempo è atterrato a Doha, dove nella serata si allenerà veramente di finitura, e conferenza stampa di Rafa Benitez prevista però vi dico subito domenica, quindi ci sarà l'allenamento alle 20, ecco, alle 19:15 invece la conferenza stampa dell'allenatore con un calciatore della durata di 30 minuti, quindi molto precisi. La Lega Serie A ha dato questo. Direttore, ma tu com'è che non sei andato? No, io sono scaramanticamente non sono andato. Ah, ecco, al contrario, capito? Ho preferito non andare. Mi potevate mandare a me come inviato. ma tu volendo, guarda, me lo dicevi, io ti mandavo. Lo sai, non ci perdiamo. Ricordiamo l'orario 18:30 italiano, lunedì. Ma la tua sensazione da sportivo, da tifoso del Napoli, qual è? Cioè, secondo te davvero ci sono presupposti positivi per questa finale, oppure la Juventus è troppo forte?
Ma forse la Juve in questo momento è più forte, anzi sicuramente è più forte di noi ed è più squadra di noi, però abbiamo subito un torto qualche un po' di tempo fa con la Juve e questo potrebbe essere uno sprono per fare meglio. Poi comunque il campionato non sta andando benissimo, io se fossi in un giocatore del Napoli giocherei questa partita alla morte e questo potrebbe essere la nostra, il nostro punto forte rispetto a loro. Per il resto è una partita che comunque sulla carta loro partono favoriti, noi dobbiamo cercare di dare il massimo e poi dopo sperare, ecco, in un risultato eclatante o comunque un risultato positivo da parte del Napoli. Da chi ti aspetti di più e chi la può decidere? Ma io mi aspetto sicuramente da Higuain qualcosa, perché in questo momento lotta tanto, si lamenta tanto in campo, però poi dopo in realtà non sta facendo quello che gli chiediamo, cioè i gol. Quindi mi aspetto un gol da parte sua e mi aspetto di poter gioire più volte grazie ai suoi gol. Speriamo bene anche perché abbiamo bisogno del migliore Gonzalo Higuain, che è apparso molto sorridente questa mattina quando da Capodichino ha preso l'aereo insieme a tutta la squadra per giungere a Doha, a fianco a Marek Hamsik. Ci sono le immagini, video che subito abbiamo proposto su napolimagazine.com e caro Diego, devi sapere che noi non solo vogliamo tanto da Gonzalo Higuain, ma vogliamo poi in fin dei conti alzarla quella colpa a cero, perché sarebbe un bel segnale per il futuro. Come leggi invece le dichiarazioni di Rafa Benitez date in settimana, quando dice io ho rifiutato due proposte importanti, ho un contratto con il Napoli, penso a fare bene con il Napoli, due proposte ha detto anche con più soldi. Cioè, allora facciamo questo ragionamento: se tu vuoi andare via da Napoli rifiuti due proposte con più soldi e lo dici poi in conferenza stampa? Allora, io personalmente sarebbe difficile, nel senso che dipende pure da dove me le offrono queste due proposte, ma detto questo io credo che si dice Liverpool e Valencia, però lui ha detto una squadra e una nazionale, sono una squadra e una nazionale. No, non l'ha specificato, io ho letto che non ha fatto i nomi perché ero lì, però perdonami, scusami, no, ieri avrebbe non l'ha detto perché detto, allora io cerco, così sbugiardiamo questi imitatori. No, non c'è niente da sbugiardare, ero sia al San Paolo che alla conferenza stampa alla stazione marittima, quindi. Però io credo che comunque lui è un professionista, è pagato molto bene dal Napoli, ha il dovere di fare bene nella nostra società e poi dopo giustamente lui dice io sono comunque una persona, un allenatore che ha tante richieste, però ci tengo a far bene qui a Napoli, insomma io credo che non abbia detto niente, nulla di strano, ma solamente la verità. Poi speriamo che questo che possa fare bene, ecco, perché per il momento stiamo aspettando ancora i suoi risultati, stiamo aspettando ancora il suo gioco, che alle volte stenta ad esserci. Giusto. Caro Diego, io ti ringrazio come sempre per essere stato in diretta con noi, nel frattempo ti faccio i miei migliori auguri di buon Natale, chiaramente felici feste da vivere in famiglia, primo anno da papà, quindi anche particolare, immagino. Sì, sicuramente molto particolare. Beh, in realtà è il secondo, però capitò nel periodo natalizio, però questo già diciamo è diverso, perché comunque lo vivi in maniera diversa. Grazie a voi e tanti auguri a chi ci ascolta, auguri a voi e ci risentiamo poi per la prossima, no? Sicuramente. Certo. Poi ripartiremo con la nuova stagione a gennaio con un super Diego Chiuzzi, sempre con noi. Grazie Diego. Grazie a tutti, tanti affettuosi auguri. Grande fuoriclasse Diego Chiuzzi, sarà un anno importante anche per lui, il 2015, ricordiamo, è l'anno delle qualificazioni olimpiche che si svolgeranno, che si celebreranno, perché per me le Olimpiadi sono una sorta di messa solenne dello sport, nel 2016 in Brasile, ancora a Rio. Direttore, ci fermiamo? Che dici? Già. Il tempo passa. Oh, mamma mia.
Che frase. Mi dicono... stanno dicendo ci stiamo addormentando con Michele Sibilla, con me il tempo vola, con te invece si addormentano. Merry Christmas and Happy New Year. Radio Punto Zero, Napoli Magazine. Ed eccoci pronti a ripartire, lo facciamo con il grande maestro Rosario Pastore. Ciao Rosario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buonasera. Con il grande Rosario, posso fargli i complimenti perché già ho avuto modo di leggere gran parte del suo libro che ho qui davanti a me, Napoli, 30 anni col cuore in mano, da Maradona a Gonzalo Higuaín, lo sto sfogliando adesso, oltre alla bella dedica anche alcune immagini su Pibè De Oro, diciamo, e non solo. Le foto sono molto belle, sì. Sì, sì, no, mi piace tanto, quindi ti volevo fare i complimenti in diretta. Kenness Editore, lo trovate nelle migliori librerie, è un bel regalo per Natale, quindi se avete ancora qualche dubbio ve lo consiglio. Io presto di fare, cioè io gli faccio a prescindere i complimenti, anche se presto lo leggerò, ma insomma è proprio come quella famosa pubblicità a scatola chiusa. Un caffè pagato per tutti e due. Ah, no, e poi vabbè, Rosario, io presto, il mio augurio lo sai è quello di non lavorare più con Michele Sibilla. No, ma infatti, ma io presto lo farò, perché tra l'altro seguirò pedissequamente il surplus di consigli che mi ha dato Rosario per far vincere lo scudetto al Napoli, quindi veramente farò anche quello che mi hai detto, Rosario, così probabilmente tutti saranno felici e contenti e il Napoli vincerà il suo terzo scudetto. Però torniamo ai giorni nostri. Vorrei saperlo anch'io come si fa a vincere lo scudetto. Anche io non, vabbè, forse lo sappiamo, però costa. Si sta perdendo una notte dei tempi, purtroppo. Effettivamente, vedi, effettivamente non vorrei, così. Direttore, non vorrei che la vittoria di ieri sia presa come un trionfo, perché per carità, a noi ci fa piacere, ci mancherebbe altro che il Napoli abbia vinto, però ci mancherebbe altro che il Napoli non avesse vinto contro l'ultima in classifica, anche se ci stava abituando male in questo senso qua. Il Napoli ieri, io ho visto le due partite, non so tu, ma sì, probabilmente anche tu, e c'era una differenza enorme tra il modo in cui la Juventus ha affrontato il Cagliari, il modo in cui il Napoli ha affrontato il Parma. Cioè nella Juventus si vedeva una squadra motivata, una squadra che aggrediva, una squadra che non voleva lasciare niente l'avversario, e quando il Cagliari ha segnato il gol del 2-1 è scattata la molla, hanno detto calma, tranquilli, non facciamo scherzetti, andiamoci a segnare il terzo gol e mettiamoci tranquilli. Ho visto, purtroppo per me, ho visto un Napoli invece non motivato come la Juventus, non motivato come era stato il Milan contro il Napoli la settimana prima. Cioè, voglio dire, è una squadra, il Napoli, che ha dei problemi all'interno, dei problemi che probabilmente sono stati originati dall'eliminazione alla Coppa dei Campioni, chi lo sa, quello fu uno shock terribile sia per la città, sia per la squadra, probabilmente sia per la società, sia per l'allenatore, ed è uno shock che noi stiamo pagando ancora. Sì, però è anche vero, Rosario, mi insegni che finali poi fanno storia a sé, quindi magari ritrovano la verve vista soprattutto nella gara contro la Roma, proprio contro i bianconeri. Questo è l'augurio che noi ci facciamo, perché è chiaro che non vogliamo rivedere il Napoli visto contro il Milan, per fare un esempio. No, ma neanche il Napoli incerto contro il Parma. Voglio dire, la vittoria del Parma è stata positiva, estremamente positiva per i tre punti. E non abbiamo perso altri contatti con le altre, c'erano le concorrenze al terzo posto, si stavano avvicinando pericolosamente, e quindi abbiamo fatto bene a assicurarci questi tre punti, che poi possa essere un viatico per il futuro, io me lo auguro, sono il primo a augurarmelo. Per fortuna stiamo arrivando a questo mercato benedetto di gennaio, questo mercato che
come al solito promette tante cose, speriamo che tante di queste promesse vengano mantenute. Almeno Ti piace Gabbiadini? A Gabbiadini mi piace moltissimo, specialmente ora che dovevo fare a meno di Insigne. Gabbiadini ha fatto vedere chi è, però ecco, fino a quando io non vedo Gabbiadini con la maglia del Napoli, abbi pazienza, direttore, non ci fa mai ragione. Ma io non perché sia possibilista, perché ho paura di questi maledetti diritti d'immagine che ci hanno già fatto perdere giocatori importantissimi. Ora abbiamo questo impegno della Supercoppa italiana, e purtroppo c'è qualche ricordo che ce lo portiamo ancora dentro, perché fu sanguinoso l'altra volta quello che ci fecero. Veramente ci hanno trattato male, veramente. Signor Mazzoleni, che ieri ha fatto vedere che le sue simpatie juventine ce l'ha, non c'è, è inutile che mi vengano a dire Mazzoleni è simpatica la Juventus, se non dico che sia pagata la Juventus, ci mancherebbe altro, però che sia simpatica la Juventus a Mazzoleni non ci sono dubbi. Ieri ci sono stati due pesi e due misure, anche in una partita facile come quella tra Juventus e Cagliari, perché era una partita facilissima, eppure nonostante questo l'arbitro ha dato l'impressione di propendere per una certa parte. Non so se sei d'accordo, ma io ho avuto questa idea. Però ti porto subito a gamba tesa sul tema arbitri, perché sono stati anche divulgati i nomi degli arbitri che seguiranno la finale di Supercoppa. Paolo Valeri di Roma ha vinto il ballottaggio con Tagliavento e Gervasoni, che sicuramente non sono fischietti dei più rinomati al mondo, però di errori ne hanno fatti tanti nella loro carriera, però fa parte del calcio. Tonolini è uno dei due assistenti di Valeri, ha un precedente, convalidò il 2-0 di Callejon in fuorigioco Napoli-Juve dello scorso campionato. Oltre a Tonolini c'è Calvarese. Gli addizionali, gli arbitri di porta sono Banti, che è reduce da Genoa-Roma e sappiamo le discussioni che ci sono state, e Manganelli, Giallatini il quarto uomo, quindi non vedo elementi di pechino, quindi già questo è un dato. La faccenda è questa, direttore: per anni e anni è stato detto e ce ne vantavamo che la classe arbitrale italiana era la migliore del mondo, che era il nostro fiore all'occhiello, che Collina era il super maestro di tutti gli arbitri mondiali. Attualmente la classe arbitrale italiana è mediocre, è condizionata e condizionabile, purtroppo. Voglio dire, troppo spesso tu mi hai nominato Valeri che arbitrerà la partita, e mi hai nominato anche Tagliavento. Valeri ha vinto su Tagliavento. Tagliavento è l'arbitro che indusse il signor Mourinho, che tutto gli puoi dire a Mourinho tranne che sia un buffone, a fare il segno delle manette in campo per come Tagliavento aveva arbitrato a modo suo una partita dell'Inter. Io mi ricordo benissimo quella partita, anche perché la seguì attentamente, e mi ricordo Tagliavento, quello che combinò Tagliavento. Anche mi ricordo Valeri, anche il tuo editoriale. Certo, e anche Valeri ha le sue pecche per quanto riguarda i suoi arbitraggi. La faccenda è questa: che il migliore, che il più pulito c'ha la rogna, nel senso che purtroppo la classe arbitrale italiana è mediocre. Noi dobbiamo sperare semplicemente che questa volta non ci si lasci incondizionare, e questa volta il Napoli l'altra volta era superbo, io me lo ricordo il Napoli della Supercoppa l'altra volta con la Juventus, era una squadra superba, io ero orgoglioso di avere una squadra per la quale tifavo e che giocava in quel modo. Mazzoleni e Rizzoli dietro la porta come arbitro supplente di linea rovinarono quella partita. Penso che tutti ricordino le fasi di quella finale di Supercoppa italiana. Assolutamente, però ti chiedo Rosario, chi la decide, dato che il suo libro si chiama Da Maradona a Higuain? Ecco, quindi è lui che la deve decidere.
Certo, e io voglio dire stamattina ho letto delle cose che mi hanno lasciato abbastanza perplesso. Ho letto delle cose in base alle quali la scelta di tenere Higuaín in panchina per tre quarti partita sarebbe stata tecnica, non motivata al fatto che Higuaín abbia bisogno di riposare, ma perché improvvisamente Benitez non vedrebbe Zapata meglio di Higuaín. Se fosse così veramente, ma non è assolutamente saremmo vero. Nella pauta più totale. No, vi no. Dico questo piuttosto che chi? Vabbè, poi in privato ne parliamo, voglio sapere chi l'ha detto, perché in privato no, ne parleremo, ti assicuro che Rafa Benitez nel post partita ieri lo diceva con sorriso, diceva deve stare attento Gonzalo, ma scherzando, mica seriamente. No, voglio dire che chi ha avanzato l'ipotesi di un cambiamento tattico del Napoli con una doppia punta, Higuaín, Zapata, non ha tutti i torti. Ecco, in questo posso essere d'accordo. Sì. Perché non provare questo? Perché non provare Zapata, che è un bestione, ha tutto muscoli? Io ho visto ieri, mi pare che questo paragone lo abbia già fatto una volta, voi siete giovanissimi, e io non ricordo invece, il Pomperone Nordahl. Non fare complimenti gratuiti a Nordahl, gli si aggrappavano alle gambe e Nordahl continuava ad andare avanti fino a quando non segnava. Giocava nel Milan. Ho visto Zapata ieri prima della partita, per poco non gli sparavano pur di fermarlo, eppure nonostante questo Zapata è riuscito a segnare, quindi è una forza fisica, sì. Un ragazzo invidiabilissimo. Quindi mettiamo questa forza fisica accanto alla tecnica soprastima di Higuaín, accanto a questo, può essere che ritroveremo il vero Higuaín. Speriamo bene. Nel frattempo io faccio tanti auguri di buon Natale e di buon anno al grande Rosario Pastore, che chiaramente ritroveremo anche nel 2015 nella squadra di Napoli Magazine. Caro Rosario, io il rinnovo del contratto a te lo faccio a vita. Ascolta, ovviamente io ricambio gli auguri a te, a Michele e a tutti i nostri radio ascoltatori. Veramente un felicissimo Natale. Rosario, grazie. Un abbraccio forte. Grazie mille a Rosario Pastore. Comprate il suo libro, mi raccomando, Maradona Higuaín. Il libro che non deve mancare in nessuna casa di tifosi napoletani, perché è straordinario. E poi ripeto, andate a scatola chiusa, perché quella firma vale più di tante altre firme effimere. Quando ci vo, scusa. Lo sai che sul Rosario mi tocchi nel vivo, quindi assolutamente sì. Buon pomeriggio! Una firma effimera potrebbe essere la tua, no? Ma io infatti non so nemmeno firmare, figurati. Io solitamente firmo sulla schedina, metto la X. Però guarda, è giusto per distogliere l'attenzione, se magari qualcuno se pensa... fosse per la mia firma, tutte le partite finirebbero in pareggio. Però qualcuno dice Michele ce l'ha con qualcuno in particolare, invece diciamo che è la tua, quindi non passiamo guai, no? Ma diamo il benvenuto col tappeto rosso a Caterina Balivo. Antonio, ciao Caterina. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Grande Caterina Balivo, successo straordinario, io ti sto seguendo giorno dopo giorno ormai. No, ma posso dire una cosa? A tutte le ore, tra l'altro, oramai, e soprattutto c'è una parte della trasmissione di Caterina Balivo che è diventata virale. No, ma io mi riferivo anche al successo del grande pasticcere. Appunto. Perché virale, dimmi un po'. Perché oramai vanno poi a rivedersi le registrazioni o sul sito della RAI o su YouTube, i tutorial, di tutto, ci vanno a vedere proprio di tutto di più, perché proprio stai dando tanti consigli, tante indicazioni. Prima o poi finiranno, tu dici? No, speriamo di no, se no finiamo di lavorare. Proprio per questo oramai sei virale, quindi è difficile proprio che possa dire finire. Che è virale, che sembra una brutta parola. No, però è tecnica, devo dire, è tecnica, bisogna dirlo ragazzi. Come state allora? Si avvicina il Natale, ci siamo. Alla grande Caterina, finalmente ieri, anche se faceva freddo allo stadio, ti dico, guarda, veramente
molto freddo. Un freddo è pazzo. Ci siamo coperti bene, il Napoli ha vinto 2-0, quindi ci fa piacere perché ha ritrovato il gol Duvan Zapata, che poi quando lo utilizza Benitez segna sempre, ha ritrovato il gol Mertens, che non segnava da un bel po'. E poi questo è stato il suo primo gol di stagione in campionato, quindi ci fa piacere anche dopo quel brutto momento vissuto in nazionale, dove aveva perso anche un po' per qualche secondo i sensi. Quindi un Napoli che adesso si avvicina alla sfida di Supercoppa, esatto, quindi dobbiamo vincerla questa Supercoppa. Dobbiamo vincere assolutamente. A me dispiaciuto moltissimo la sconfitta con il Milan. Pensa che il giorno dopo dovevo consegnare il premio a Gonzalo Higuaín per la gara dello sport, non sono andata perché Higuaín era in punizione che serve il turno, capito? Detta così sembra quasi, però in punizione diciamo che era un momento particolare. Era in punizione perché quando uno va male va in punizione. Quando tu, capito, facevi una cosa che non andava bene, tua mamma ti metteva in punizione? A me sì, quindi in punizione. L'angolo mamma sinceramente non mi metteva, però me ne faceva. Hai fatto male, diretto, vedi che fine poi, Hai fatto male mamma. Ma tu lo sai che le mamme napoletane sono buone poi in fin dei conti. Sì, è vero, alla fine sì. Ma poi subito ti addolciscono, quindi non è il nostro caso. Io mio figlio dico, guarda che mamma si arrabbia, e lui, anch'io. Cioè, capito? 2 anni e mezzo. Naretto 2 anni e mezzo. Ma per quanto riguarda proprio Gonzalo Higuaín, è lui che deve trascinare questo Napoli, perché Gonzalo, facciamo, devi fare la tua parte. Qui da quando se n'è andato Cavani, nessuno si vuole prendere la briga di trascinare la squadra. Sì, anche un po' male Kamsic, l'abbiamo visto leggermente. Sottotono, ragazzi, reagite, siete il Napoli. Senti, ma come lo vivono questo momento del Napoli lì al nord in generale? Ma ti dico solo che gli operatori avevano la sciarpa del Milan attaccata alle camere, capisci? La cosa brutta sai qual è? È che questo Milan, detto tra noi, tanto nessuno ci ascolta, non era nemmeno un super Milan come poi hanno voluto dire. No, quindi la posizione è stata giusta. Ma questo Napoli ci ha un po' così sorpreso in negativo, quindi è stato un brutto momento, speriamo superato, anche perché poi la Juventus di coppe ne ha vinte tante, dai, una ce la può lasciare. Ma no, veramente? L'ho detto dopo l'età, non mi sembra il caso. Senti Caterina, ma quanto riguarda i tuoi impegni prossimi, le tue novità, cosa ci puoi dire? Perché ma guarda, vi dico che detto fatto si ferma solo il 25 e il 26, il primo l'Epifania, quindi ci siamo sempre il pomeriggio. Il 23 sera abbiamo la finale del più grande pasticcere, bisogna vedere chi vincerà tra Roberto, Gianluca e Antonio, e poi vi dico forza Napoli, dovete tornare con il nuovo anno più vincenti, perché questi primi mesi non mi sono piaciuti assai. Ma perché quei giudici sono così cattivi? Te l'ho chiesto anche in privato. Ma che ne faccio, guarda, non lo so. Biasetto è un grande. Campione del mondo. Io sono tutte e tre campioni del mondo, quindi parliamo di tre veramente re della pasticceria. Gino Massari, insomma, che è in esterna pure. La finale la faremo proprio in triennale a Milano per l'Expo. Guardate, sono in realtà poi loro sono anche buoni. Io guardo il tuo viso, cioè io me ne accorgo dalle tue espressioni, quasi come a dire, vabbè, ma se avanza ce le mangiamo, no? Noi quei due. Ma io non hai capito che abbiamo fatto fuori tutto, perché poi a me piacevano tutti, ma anche alla squadra. La cosa assurda era questa, che a me piacevano, loro si trovavano difetti ovunque, perché la pasticceria è scienza. Sì, è scienza, quindi tu magari metti 2 grammi in più di zucchero, non lo so, un pastito non donna fugata ma un'altra cosa, le mandorle e si arrabbiano.
magari dici la nocciola di Avellino, no, dovevi mettere la nocciola del Piemonte, capito? Brava, cioè, così, brava. Insomma, se avanza qualcosa, io già te l'ho detto, tu porta tutto a Napoli, ad Avessa, poi ci ritroviamo. Bravo, esatto. Caterina, io ti ringrazio come sempre. Grazie a voi, ragazzi. Ricordiamo quando c'è la finale del Grande Pasticcere. Il 23 sera, martedì sera, in prima serata su Rai 2. Perfetto. Sì, l'antivigilia. Perfetto. Grazie a Caterina Balivò. Un bacione. Grazie, ciao, ragazzi, Caterina. Buon Natale. Ci vediamo con l'anno nuovo. Grazie. Ciao. Merry Christmas and Happy New Year. Radio Punto Zero, Napoli Magazine. Devo dire, non è colpa sua, perché era al lavoro a quell'ora e quindi non poteva saperlo, però come sempre Sibilla, quando dice una cosa la dice perché ne è convinto e perché ne è sicuro. E tra l'altro arrivano anche delle conferme da Gianni: e caro il mio direttore, dal tuo carissimo fan Pachito Pachi, che scrive: devo sbugiardare il direttore, Benitez ha detto quello che ha detto Michele, vale a dire una squadra di club e una squadra nazionale a Mediaset, e Gianni rincara la dose perché ha detto, l'ha detto anche in Rai. Ma forse qui non sono in diretta. Adesso sei in diretta, quindi ieri dopo la partita, Benitez ha chiarito: non posso fare i nomi perché non mi hanno dato la possibilità. Dai, non farmi arrabbiare. Infatti stavo davanti al televisore e l'ho sentito. L'ha detto, non c'eri, dai, non farmi arrabbiare. Antonio, no, allora adesso non scherzo. Piuttosto devi sottolineare una cosa che non hai fatto. Antonio, per cortesia, devo parlare un attimo. Curva B c'è stato un bellissimo. Ma ne abbiamo parlato già con Silvermele degli striscioni. Se tu non sei attento, non sei attento, così come non sei attento. Rai e Mediaset. L'hai letto nei dettagli, perché sicuramente la televisione poi non si è soffermata su tutte le date precise. 21 agosto 93 Washington, 25 agosto 2003 Tripoli, so bene 3 agosto 2003 East, so bene tutto, quasi sempre in anticipo. Quindi mamma che pena, non fai mai niente, fai sempre ridere quando fai sempre io in anticipo, mai niente, non esce mai la notizia da Michele Zizzino, siccome certe notizie comunque voglio ringraziare non sono notizie. Anche Pachito Pachi, che ti ha sbugiardato, il nostro unico radioascoltatore a questo punto, sì, che ci invia tweet, cioè sempre questo Pachito Pachi che non so chi è. Ci ricorda di sottolineare il calendario. Devo dire che mi ha fatto un po' sorridere Land of Operation quando ha parlato di calendario Pirelli, nel senso che lui aspira a fare il calendario del Napoli con quello Pirelli. Allora devi fare quale calcio femminile? No, però scherzi a parte, l'impegno da parte sua c'è ed è notevole in tutte le iniziative. Voglio anche chiarire, perché qualcuno ha fatto dell'ironia, perché era il riferimento all'impegno profuso con tanti professionisti impegnati per la realizzazione del calendario. Quindi diceva, come il calendario Pirelli richiede uno studio approfondito, così come il calendario del Napoli ci sono tante persone che ci lavorano, e quindi a questo si riferiva. Allora, scherzi a parte, il calendario del Napoli mi ha dato adesso l'ok, quindi Sebastiano può appunto procedere. No, ma stavo dicendo, il calendario del Napoli è anche un bel lavoro, Michele, dato che ti sto interrompendo volutamente. Sì, sempre lo so, perché altrimenti io dico che per spirito di contraddizione. No, voglio ringraziare chi mi ha omaggiato di questa bella sticker di Gonzalo Higuaín. Appunto, sì. Vedi, se venivi allo stadio, tu entravi di solito allo stadio con me e l'avevi anche tu. No, io veramente entro molto prima di te, ma facciamo entrare qualcuno di importante. Pino Tagliatela! Pino, stavo ringraziando il nostro amico comune Luigi Ventella. E che mi ha omaggiato della stick cover di Gonzalo Higuaín all'ingresso dello stadio San Paolo. Non perché è amico mio, ma io ne ho visto un po' quelle di altre squadre, ma come è stato fatto? Da parte, sai, quello del Napoli sono quelli che sono, no? Magliette del Napoli quest'anno sono stupende. Ma secondo me hanno fatto una grafica veramente bellissima. Sì.
bellissimo, veramente bellissimo. Sembra fatto apposta, ma veramente tu lo sai, io non sono franco di cerimonia, ma poi è simpatica, si attacca e si stacca, quindi non è una cosa. Ma veramente hanno fatto un capolavoro, è bella bella poi. Quando si fanno le cose per il Napoli e per i giocatori. Bravo! È giusto sottolinearlo, quindi complimenti. Poi molti addirittura sono arrivati messaggi dall'Argentina sull'official store del Calcio Napoli, si può acquistare questa stick cover che costa 9,90 euro, quindi dai, abbiamo anche fatto Natale, uno sottotitolo diciamo con meno di 10 euro si può fare un bel regalo. Io lo farò molto simpatica a tutti i miei parenti tifosi del Napoli. C'era uno che lo chiamiamo il Pipita, quindi prima lo chiamavamo il Matador, adesso lo chiamiamo il Pipita, ma lui diciamo è pratico, si chiama Agoaglio, si chiama Agostino, praticamente in cucina se non mette l'aglio non è lui, quindi Agoaglio. Bene, senti, ma Pino, bella vittoria quella di ieri del Napoli, adesso ci aspettiamo qualcosa, non dico lo stesso risultato a Doha. Antonio, però siamo carichi, non so se l'aria proprio la partita. Che a noi, ecco, sai, quando si gioca contro la Juve, qualsiasi essa sia la competizione, Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Coppa, quello che sia, c'è un'area particolare, bella, di attesa, perché questa è una partita importantissima. Penso che Benitez la stia preparando alla grande. Ho ascoltato con attenzione l'ultima conferenza stampa dell'allenatore, mi è piaciuto tantissimo, tu sai, sono un sostenitore di Benitez. Ci sono tanti che lo hanno criticato, io sinceramente non sono mai sentito di criticarlo, perché è un grande allenatore, poi magari avrà le sue idee che saranno un pochettino contro tendenza forse con il calcio italiano, ma a me piace soprattutto come persona, ma come tecnico secondo me è uno dei migliori in circolazione, quindi teniamocelo stretto. Io lo ascolto con trasporto, perché quando parla lui parla al calcio, è una persona per bene, seria, e sono convinto che quella differenza che c'è tra Napoli e Juve lui la può colmare con la sua esperienza. Concordo con Pino Pagliaratena. Analizzando però quella che è stata questa partita, molti dicono sì vabbè, però il Napoli ha vinto in modo facile perché di fronte aveva un Parma demotivato, non gli pagano gli stipendi. Sei d'accordo? No, ma il fatto di non pagare gli stipendi, noi abbiamo giocato 8 mesi senza essere pagati stipendi e siamo andati in Coppa UEFA. Quindi questa è una stupidaggine, un alibi che qualcuno vuole trovare. Guarda che giocare contro le squadre che hanno l'acqua alla gola non è mai facile, anche perché ogni partita per loro è l'ultima spiaggia e quindi cercano di impegnarsi al massimo. Io ho visto ieri un buon Napoli messo bene in campo, mi è piaciuto Zapata tantissimo, la difesa si è mossa bene, a parte qualche si è fatta trovare una volta solo impreparata, però ecco, questo top ce l'abbiamo un po' nel DNA, è l'unica diciamo nota negativa, che però si vede che Napoli sta lavorando tanto per sopperire a questi problemi, quindi secondo me ci stiamo preparando bene, benissimo per questa finale, per questa Supercoppa. L'ultima chi la deve decidere? Da leader? Ma guarda, io penso il gruppo, io mi auguro Hamsik, guarda, in questo momento, perché Hamsik un pochettino sto sentendo un po' troppe cose, tante cose. Sai che io avendo fatto questo mestiere so quanto è difficile mettere tutti d'accordo, però sono convinto che Hamsik ha la grande qualità e soprattutto la grande moralità, perché è un ragazzo per bene, serio, un grande capitano, come ho detto l'altra volta sono felice che ci rappresenti, no? Con un capitano del genere, una persona per bene. Certo è un periodo un po' particolare, ma sono convinto che questa è una partita dove, ecco, si può praticamente mettere alle spalle un periodo un po' particolare. Hamsik ha tutte le qualità e le capacità per farlo, quindi io mi auguro che sia lui quello che decida la partita di Supercoppa. Pino, hai parlato di Benitez, quando Benitez in settimana dice
ho rifiutato due offerte importanti anche con più soldi, penso al Napoli, e quando De Laurentiis sottolinea io e Benitez siamo una cosa sola, è un modo per calmare gli animi dopo la brutta sconfitta col Milan in vista di quella che poi sarà la finale di Supercoppa, oppure ci leggi qualcosa in più in tema di rinnovo? Ma guarda, uno dà i poteri all'allenatore e soprattutto i calciatori che hanno potuto pensare che Benitez potesse andare via, e sai, abbassi un pochettino la guardia, ecco, ti rimetti un attimino in riga, dici un attimo, aspetta, io questo sarà l'allenatore anche per l'anno prossimo, anche per l'immediato futuro, quindi è un fatto inconscio che a noi calciatori succedeva e succede anche oggi. Quando tu hai il tuo allenatore che è saldamente sulla panchina ed è lui che decide le sorti, se farti giocare o meno, il rispetto è diverso, quindi secondo me è stata fatta una mossa intelligente da parte di De Laurentiis e di Benitez. Poi che lui resti a Napoli per altri 10 anni io ne sono felicissimo, perché secondo me con una lesione del genere si può creare un qualcosa di positivo, però a patto che, ecco, la società gli stia vicino, come ha detto adesso De Laurentiis, nel senso anche probabilmente su qualche acquisto di qualità con riferimento a quello che ha detto sempre Benitez, ecco, magari i giocatori devono individuare l'allenatore e magari prenderne veramente un paio di altissimo livello, come abbiamo sempre detto, però questo poi lo lasciamo magari a gennaio, magari a giugno prossimo. Adesso secondo me ci dobbiamo concentrare sulla partita di Supercoppa, che è imminente, che è bella, sinceramente mi piace tanto. Io non vedo l'ora che inizi questa partita. Ma anche io. E nel frattempo faccio i miei migliori auguri di buon Natale al mio caro amico Pino Batman. Grazie. Taglia grazie la tela, come sempre. Ciao, Pino, sempre tanti, con noi, la famiglia, e anche a Michele, che è il nostro carissimo amico, che la settimana scorsa abbiamo fatto una chiacchiera insieme, non ho sentito la tua voce, non so se eri su un albero. No, era andato a fare un sopralluogo a Doha. Era andato a fare un sopralluogo a Doha. Già so le tue cose che tu sai. Il pomeriggio inoltrato fino a notte fondo, praticamente. Bravo, bravissimo. Adesso inizia a capire che giorno è. Vai. Auguri, ciao, un abbraccio, grazie mille. A Napoli e ai tifosi del Napoli. Un sempre, abbraccio. Sempre. Ciao, grazie di tutto, ragazzi. Grazie a te. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.